mandare questo podcast a Sandra Milo. Va bene. Ce la fai in qualche modo? Certo. Ma ci scriviamo assurdo. Regolarmente. Ma la vogliamo chiamare adesso, tipo? No, meglio di no. La posso chiamare? No, dai. Buonasera, no buonasera, ciao, buonasera, dipende, buonasera, buonasera. Sto avviando questo podcast. Benvenuti a, al podcast di UpLive. Stasera abbiamo come ospite Iole Mazzone, una figura abbastanza conosciuta ad Ascoli, o tanto conosciuta, anche fuori Ascoli. Dappertutto, in tutta Italia diciamo. No, comunque, Iole si distingue ad Ascoli per... Ah, innanzitutto grazie per questo fantastico... per questa fantastica intro, oddio, non lo so, io mi ritengo una persona normale con una grande passione. La prima è Ascoli, quindi sono molto contenta di essere qui con voi. E noi siamo contenti che la tua prima passione è Ascoli. Eh certo, perché infatti tu sia la nostra, tra l'altro. Esatto, una persona conosciuta per l'umiltà, da quello che abbiamo. Guarda, adesso umiltà a parte, posso dire effettivamente per cosa mi conoscono. Non lo so, dai, no, vabbè, faccio quella umile. No, diciamo, dai, diciamo ho mosso i primi passi sul cinema, sul teatro. Oh. E quindi ecco, spero mi conoscano. Adesso studi cinema. Sì, diciamo sì, recito così su film, serie dove mi prendono, okay. E questo. Ma come si fa a recitare in un film o in una serie? Cioè, quali step bisogna... O perlomeno quelle che hai fatto tu. Allora, quelli che ho fatto io, vabbè, in primis c'è un provino. Quindi okay. C'è da provare questo provino. Che c'è da trovare online di solito, quindi... Sì, online oppure te lo trova la tua agenzia. Se e tu farai qualche agenzia? Io possiamo... sì, sono in un'agenzia con la Di Nardo, pubblicità occulta. E quindi spesso me li trovano loro, spesso si trovano sul giornale. Io ho iniziato con un provino trovato sul giornale e da lì se passi il provino c'è il callback e poi ci sono tutti altri step che possono essere più o meno e fino a quando arrivi allo screen test, questo fatidico screen test in cui c'è la prova dei due attori scelti. Se gli attori okay. funzionano sei nel film. Bene. Figata, figata. È un provino in sé per sé, come funziona? Come? Un provino, dico, come funziona? Allora, oddio, nei provini che ho fatto o hai una scena okay. da imparare da recitare oppure hai un'improvvisazione, una presentazione, dipende da quello che ti viene chiesto. Okay. E poi dopo hai fatto anche qualche film? Sì, ho fatto... aspetta che sto contando perché alcuni devono uscire. Ok, quindi quelli non si possono dire? No, vabbè, no, sì, si possono dire, okay. Però sì, diciamo due, tre usciti e altri tre in uscita. E in media quanto dura la registrazione di un film? Tra le 4 e le 5 settimane e in più c'è tutta quella fase, questa è la pre-produzione, okay. Poi c'è la post-produzione che è la vendita, film. La pubblicità e poi l'uscita al cinema che è quella effettivamente, è quella la prova del nome. Quanti membri lavorano su un... Su un set, su una scena... Mi sta a fare un interrogatorio? No, vabbè, ma... Vabbè, scusa, tu, no, parla, tu ti, devi sentire, ti devi sentire libera di dire tutto quello che ti pare. Cioè, dipende dalla qualità del film, dipende da effettivamente quanto lavoro è richiesto, anche dalla tipologia del film. In media, nei corti che ho girato, eravamo per esempio una troupe di 10 persone, però possono sfiorare anche 40, 50, okay. 100 persone, dipende dal tipo di film. Capito. Tu parlavi prima anche di essere fiera di essere ascolana. Sì. No. Tant'è che studi ad Ascoli. Io studio ad Ascoli architettura, sono teoricamente al terzo anno, vediamo se lo passo e se abbiamo questo foglio di carta chiamato laurea. Però sì, sono ad Ascoli e per scelta. Volevo andare a Roma o comunque in una delle sedi di architettura più conosciute, ma poi ho saputo che comunque Ascoli è finita al primo posto sì, tra le sì. università triennali migliori in architettura, quindi ho detto vabbè, me ne rimanga Ascoli. Sì, sì. Invece, film, cinematografia, la studi a Roma? Diciamo il percorso, cioè ci vuoi raccontare un po' il percorso allora, di studi anche che c'è dietro? Va bene, allora io parto con una delle scuole di recitazione di Roberto Paoletti. Presidente. Ah, chi è? Non lo conosci? No, non lo conosco. No, è una grande persona, conosco... È stato qui, è stato proprio su questa serie. Esatto, aspetta. Anche lui. Ciao Roberto. E sì, inizio con uno dei suoi corsi a 14 anni. Ho continuato per 6-7 anni, insomma tutto il periodo delle superiori l'ho fatto con lui o comunque con i suoi colleghi. Poi mi sono iniziata a muovere sul cinema, corti, film, serie un po' di meno, diciamo più corti a livello cinematografico.
E poi mi sono spostata anche su altre scuole di recitazione, sempre in zona. A Roma ho, diciamo, degli acting coach, più che... Sto cercando qualche accademia, ma per il momento non sono improntata su quel tipo di percorso, preferisco magari una cosa più mirata per il momento. Hai qualche spettacolo teatrale in programma da qui a breve? Allora, veniamo da una stagione, diciamo, di saggi fatta quest'estate, con sempre una scuola di recitazione qui ad Ascoli. E adesso, allora, per il momento il teatro no, però di solito, ecco, stiamo cercando, io e Nicolò Catani, altro vostro, alla fine è un circolo vizioso. Esatto, stiamo cercando di, diciamo, portare questi prodotti a livello intanto regionale, poi se riusciamo a dargli un respiro nazionale sarebbe veramente super. E poi, tra l'altro, con il teatro, i film, la registrazione, si conoscono un sacco di persone. Sì, diciamo... Un sacco di attori magari anche famosi. Vi dico in breve, ho iniziato con la mitica Sandra Milo. Sì, cortometraggio Eclissi. Ah, vedi la festa. Guarda che noi abbiamo studiato. Bravi. Fantastica, una grandissima attrice, come donna è ancora più grande, è stata la mia prima esperienza, diciamo, ufficiale su un set. E poi, sì, da lì, tra vari provini, ma anche conoscenze così, ho avuto il piacere di lavorare con Francesco Pannofino. Eccolo, non mi rivieni al nome. Il grandissimo di Boris. Meglio come attore o come doppiatore? Oddio, non lo so. Allora, il ruolo che ha fatto nel film con cui ci ho lavorato era un ruolo abbastanza comico che mi ha fatto molto ridere. Ok. Però vabbè, la sua voce è iconica, io ormai lo catalogo come Hagrid di Harry Potter, e quindi per me rimane nel cuore il suo doppiaggio. Poi, vabbè, nomi Eleonora Evone, Fabio Troiano, Yonis Bashir, di cui è stato recentemente il compleanno, adesso mi va. Auguri! Auguri! Esatto. Vabbè, Gigi Marzullo del fantastico sottovoce, insomma, vabbè, vari nomi, adesso nemmeno mi ricordo, però... Sono talmente tanti che non si arriva. Più o meno. Conosci tutte queste personalità, magari si può anche apprendere da loro, no? Come no, assolutamente. Sono una storia. Le storie che hanno da raccontare, magari, tutto. Esatto. Sì, ma tipo, è interessante, Sandra Milo, a parte che è un nome d'arte, ho scoperto. Che è un suo nome d'arte. Pensavo che fosse il suo nome. Sì, è il suo nome d'arte, e lei... E niente, no, non si sa, cioè... Non lo so, sinceramente. Però sì, so che ha un nome d'arte, non so il suo vero nome, perché io la chiamo sempre Sandra, ma tutti ormai la chiamano Sandra. Mi ha fatto questa confessione, non è il mio vero nome. Vabbè, come Jerry Scotti. Jerry Scotti è un nome d'arte? Sì, non lo sapevi. No. Jerry Scotti è un nome d'arte. Non sapevi che fosse un nome d'arte. E come si chiama? Anche il mio è un nome d'arte, Alessio Po. No, no. Iole potrebbe essere un nome d'arte. Iole è un nome d'arte, ovviamente. Cioè, Iole non è un nome tanto diffuso, uno dice magari... Che potrebbe. Poi Iole è Modaiole, spiegaci questa storia. Esatto, ormai il mio nome, sono la mascotte di Modaiole e il mio nome è su tutte le borse ascolane. Sì, è l'azienda di famiglia, principalmente di mia madre, di cui è stilista, direttrice e quant'altro. Oddio, io sinceramente non sono molto all'interno di questa dimensione, ho sempre avuto altri interessi, però mi fa molto piacere prestare questo nome a questa famiglia che... Quindi, magari vedremo un giorno una borsa Modaiole in un set cinematografico. Magari lo sponsor ci vuole sempre. Magari farò un film con la borsa Modaiole. Sì. Girando sempre così. Product placement. Tu hai fatto qualcosa anche per Ascoli, se non sbaglio. Hai recitato per L'ombra del giorno, sì, di Giuseppe Piccioni. E, sì, siamo stati lì al Meletto, ho girato un paio di giorni. E poi tra l'altro il film durava 3 ore nella versione integrale, quindi un sacco di scene sono state tagliate. Ne abbiamo risentito un po' tutti, però sì, ho avuto la possibilità di condividere una scena con Scamarcio. Quindi anche lei conosciuta. Sì, anche Benedetta Porcaroli, persone veramente squisite, quindi sono stata molto contenta di partecipare a questo progetto per Ascoli, molto bello. Abbiamo detto il nome, ma hai anche un cognome importante, però ti dico una cosa, noi quando abbiamo fatto la lista delle cose da chiederti, non abbiamo pensato di mettere... diciamo anche l'importanza del tuo nonno per Ascoli, okay? Perché non ci è venuto in mente. Non ci è venuto in mente, ma è, secondo me è anche importante, perché giusto. Che poi per te è un onore. Cioè, no, nel senso che anche Iole ti risenti comunque un sì, po', sì, no? Cioè... No, però aspetta, Iole è anche giusto che poi piano piano da questo dimostra che si sta facendo un nome, cioè magari qualcuno prima ti collocava come la nipote di Invece adesso sì, assolutamente. Vi racconterò questa. Mi succede perché quando ho preso la patente, ovviamente ho preso la macchina di nonno, un umile Y Lancia così. E quindi sul libretto il proprietario è effettivamente lui, Carlo Mazzone.
Quindi un giorno mi fermano, tipo la prima volta che mi fermano i carabinieri, una cosa assurda. Patente il libretto, vabbè, quindi questo. Carlo Mazzola, esatto. Patente il libretto, questo lo ritira, vabbè, vedo che legge il libretto. A un certo punto guarda il collega, fa così e torna. Allora, vabbè, mi dà il libretto. Grazie, arrivederci. Come fa? Ma scusi, una domanda. Io ovviamente lo sapevo e mi chiedevano quello. Sì, mi dica. Ma lei per caso è... Lei è quella che fa l'attrice? Allora io mi sciocco. Ah sì, sono io. Ah, grazie, saluti a casa. Quindi per la prima volta mi hanno riconosciuto dal cognome per merito mio piuttosto che per nonno, ma è stato tipo una volta, l'unica volta su mille, perché tutte le altre volte, grazie, saluti suo nonno, allora, cioè, grazie di vederci. Si parte da un carabinieri che ti fa una domanda. È stato un plot twist che non mi aspettavo, però sì, beh, è un cognome importante, non mi ha mai pesato troppo, questo forse è stato un po'... merito della mia famiglia che mi ha insomma cresciuto al di là di questo cognome, ma in realtà nonno è sempre stata una persona molto amata da tutti, anche dai laziali con cui ho avuto la possibilità di parlare, mi hanno sempre fatto molti complimenti, quindi di questo sono contenta. Dagli arbitri? Noi due siamo due arbitri. Anche dagli arbitri? Sì, sì, anche dagli arbitri, in particolare quello che l'ha cacciato dopo la corsa. Vabbè, ma già, aspetta, forza. Cioè, spinta a pietà. Qui, tipo. Era vabbè, spinto a pietà, però ce lo sapeva lui, cioè sì, nel sì. senso, no, da no, là, sì, sì. Esco, ciao. Arrivederci. No, ma anzi. Sì, sì. Mai alzare. Assolutamente. Sì, no, sì. Devo dire, ammirato da tutti. Dagli ascolani in primis, romani, da qualsiasi parte del mondo, mi dicono, grande Carletto, e sono molto contenta. Al di là di, cioè, in Ascoli, cosa cambieresti e... Cosa apprezzi invece? Cosa apprezzi? Ah, oddio, allora, Ascoli, forse ho detto prima, vabbè, lo ripeto, è stata una città che mi ha... dato tutto fondamentalmente, mi ha dato la possibilità di avere una bella famiglia, di avere delle amicizie fantastiche, anche di seguire le mie passioni, perché comunque se ho iniziato a muovere questi passi nel cinema, nel teatro, è stato ovviamente grazie anche alla città, che io ho iniziato proprio grazie ad un cortometraggio che si girava ad Ascoli. E poi magari... iniziare da una città così piccola, di solito... Esatto, questo magari può essere visto in maniera negativa, no? Sia sempre questa... concezione della città piccola come il dover vivere per forza in una bolla e non avere però, un respiro. Se tu hai la concezione di essere in una città piccola, mm-hmm. dove pensi di avere poche possibilità, sei più spinto a cercartele, secondo anche. Me, sei più spinto ad avere idee. Sì, è anche possibile. Beh, voi ne siete un esempio. Io l'ho detto. Sì, sì, io sono una vostra di fan. Di solito siamo noi che elogiamo. No, io sono una vostra fan, vi faccio. Colgo l'occasione davanti alla telecamera, davanti ai microfoni. Abbiamo trovato un esatto. nuovo socio di Apply. No, comunque iscrivetevi al canale YouTube, esatto. piccola parentesi. Iscrivetevi assolutamente, sono bravissimi ragazzi. Fammi dai i soldi che ti certo, ammazzate da quindi niente, io sono la vostra fan perché ammiro quello che fate, ammiro la vostra voglia di voler costruire qualcosa anche all'interno di questa città, perché ovviamente soprattutto esatto, quando si è così giovani si ha la possibilità di fare tutto, quindi la vostra scelta è ammirevole. E tu invece ora come ora hai un obiettivo? Hai un sogno? No, parliamo di sogni. Oddio. Perché i sogni, cioè, okay. la nostra età è una cosa che non devono mai sparire, quindi... Sì, la domanda mi devasta. No, scherzo. Sì, ho il sogno di continuare a seguire questa passione o qualsiasi altra passione possa sviluppare. Ultimamente poi, soprattutto, forse sarà stata l'estate, ho questa necessità di essere iperattiva nella mia vita e quindi di riempire le mie giornate fino all'ultimo secondo e cercare di fare il più possibile. Quindi mi piace mantenere questo ritmo, mi piacerebbe vedere dove questa cosa mi possa portare e sì, il mio sogno è cercare anche di coltivare queste passioni, di crearmi un futuro all'interno di questa dimensione ascolana che appunto non mi delude. E non hai paura? Di? In generale, hai paure? Vabbè, la paura del futuro, del fallimento ce l'abbiamo tutti, però è giusto fronteggiarla, è giusto magari... sforzarsi, poi io sono una persona che in realtà non si butta mai nelle cose, però forse ho cambiato un po'
il mindset a cioè sei molto anni. Schematica sì cioè schematica sì a un livello esagerato cioè okay. Qualsiasi cosa viene schematizzata nella mia testa e nei fogli di carta che ho. Però scusami, stasera sei arrivata con 4 minuti di ritardo. Infatti, no, esatto. In realtà ero arrivata a 28, poi ho aspettato perché ho detto, va bene, magari non c'erano, ho aspettato schematica. 5 minuti e ci ho scritto solo qui ci ha fregato, mi dovevo stare sinistro. No, no, sì. E, però sì, alla fine se uno non ci prova non si può vivere con rimorso. Questa è You Only Live Once, citazione... Di? Non lo so. Ah, ai ai ai. E vabbè. Yeah. Non lo so, io. Che ne so, è mio. È di Sandra Milo. Sandra. Di Sandra Milo, in inglese l'ha voluta fare perché se no non prendeva, capisci? Dovrei mandare questo podcast a Sandra Milo. Va bene. Ce la fai in qualche modo? Certo. Ma noi ci scriviamo regolarmente. Ma la puoi adesso, tipo? No, meglio di no. La posso chiamare? No, dai. Che ci vuole, scherzare. Ce l'ho il numero. Ma no, ma scherzava. Podcast in chiamata con Sandra Milo. Esatto. La facciamo, le chiediamo di venire a fare un podcast app live. Che sbianco, assurdo. Ma glielo chiediamo. Gli si chiede. Ma guarda, dai, per noi era solo una battuta. No, ragioniamoci. Ci si può ragionare. No, dai. Magari, guarda, ci farebbe piacere. Dai, le chiediamo cosa pensa di Ascoli. È stata ad Ascoli. Ah, quindi glielo possiamo chiedere. Bene. Ah, una cosa, no? Viaggi? Cioè, nel senso, sei abituato ad andare fuori? Abbastanza. Sì, vabbè, okay. Negli ultimi anni un po' di meno, però sì, abbastanza. E rispetto alle altre città, come la vedi Ascoli? Ma allora, io dico sempre che è bello andare via ad Ascoli perché poi è bello tornare. Perché ovviamente, boh, poi non lo so, ragazzi, magari... Sono tantissimo d'accordo. La tranquillità che si respira. Esatto. Io penso che Ascoli ti avvolga, tipo da un'area, da una dimensione tipo quasi medievale, non so, poi la mia testa ragiona un po' tipo per immagini filmatografiche. Ok. Ma che cavolo dico? Cinematografiche. E quindi boh, mi dà sempre questa impressione di una città veramente con del potenziale artistico, culturale. Io questo l'ho visto, oltre a quello che hai detto tu, io l'ho visto anche sotto un punto di vista di giovani. Mm-hmm. Perché uno dice, sì, ad Ascoli non c'è... Sì, un po' sì, un po' no. Cioè nel senso, ok, ci potrebbero essere più feste, più attività giovanili, però l'intraprendenza che abbiamo creato qui noi e la disponibilità di tanti ragazzi, io da altre città vi giuro che non la vedo. Sono assolutamente d'accordo. Cioè, sono molto distaccate, soprattutto le grandi città. Non c'è mai un'unione, capito? Sì, non c'è una dimensione... collettiva, sì, ma infatti cioè, la cosa che mi dispiace più di Ascoli è magari quelle persone che magari non riescono a capirne la bellezza o sentono proprio la necessità di doversene andare. Esatto. Ma non dettata da appunto una necessità lavorativa o di studio, perché per carità io ho una mia amica attaccatissima ad Ascoli che purtroppo, o per fortuna, studia in Francia per un percorso universitario che offrono ovviamente solo... fuori dalla città, però ecco, mi dispiace per coloro che non si sono trovati bene e quindi diciamo però, danno la colpa a questa dimensione. Però, cioè, nel senso, chiariamo, secondo me io, per quanto sono legato alla mia città, andrei a studiare all'estero, certo. 1-2 anni e poi per poi tornare più arricchito. Conoscenze acquisite all'estero. Ma perché? Perché anche se comunque in Ascoli offriamo diverse università, cioè stiamo anche ampliando la città universitaria. Ho letto l'anno prossimo ce ne sarà una nuova. È stato stipulato un accordo che l'anno prossimo viene aperta una fisioterapia, forse? Sì, fisioterapia. No, quella già c'è. Già c'è. Già c'è, siamo sicuri. Oddio. Che non è la prossima. Vabbè, comunque stiamo diventando sempre... stiamo muovendo. Esatto, sì. Anche a livello universitario. Sì, esatto. Sì, sì. Concludiamo sempre con una domanda. Vai. Un consiglio per i giovani. Cosa diresti a un ragazzo che magari vuole entrare nella tua stessa strada? A lui che ti guarda. Alla mia strada? Oppure un consiglio in generale, se non ti senti dare proprio... In generale, io penso, proprio devo guardare dritto, proprio... Ma guarda dove vuoi, sei tu l'esperta delle telecamere, eh? Le produzioni, tipo una musica super... Sì, sì, Edoardo. Ragazzi, seguite la vostra strada, seguite quello che vi dice il cuore, siete giovani, abbiamo vissuto 2 anni estremamente difficili, è stata una bella sfida e l'abbiamo sconfitta, sono sicura che siamo capaci di questo ed altro, quindi non abbiate paura, detto da una persona che si caga in mano 24 ore su 24,
seguite i vostri sogni, seguite le vostre passioni e sono sicura che andremo lontano. Stop musica emozionante, applausi. Grazie. Grazie.